Siamo con Daniela Reo, esponente di Forza Italia. Le chiedo un commento all'analisi fatta dal Censis nel rapporto che è stato pubblicato. Si dice non c'è ripresa e non c'è una visione del futuro per quanto riguarda lo sviluppo economico del paese. Qual è il suo commento anche alla luce di quelli che sono i suoi rapporti con il mondo produttivo? Quando leggo questi dati non posso che essere triste, rattristarmi, è proprio la parola giusta, perché mi rendo conto ogni giorno parlando con imprenditori, con piccoli artigiani, con i lavoratori, che davvero questa ripresa non c'è. E questa mancata ripresa è anche causa dei governi precedenti e del governo attuale, governi che non ci danno il respiro, che non danno una progettazione per il futuro, che non permettono ai nostri ragazzi di essere soddisfatti di quello che può arrivare e di essere comunque fiduciosi. Ed è per questo che io sono altamente negativa e boccio questo governo, ricordiamo il quarto non eletto dagli italiani, che ci ha portati in questa situazione di stallo e sempre più in depressione. Senta, lei è esponente di Forza Italia, il presidente Berlusconi nei giorni scorsi è tornato sulla scena alla grande, a modo suo, e si è riproposto come leader non solo per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, ma anche per la guida del paese. Ecco, lui che è imprenditore, uomo del fare, come ha sempre detto, in questa situazione come vede la sua posizione? L'intervento del presidente Berlusconi non può che essere visto dal mio punto di vista con grande felicità e credo anche da tutti gli italiani, perché ricordiamo il presidente è un uomo, un imprenditore che ricorda in ogni suo intervento come questo governo e anche la maggioranza di governo che vorrebbe essere il premier, diciamo i 5 Stelle, è un popolo di gente che non ha mai lavorato e come potrebbe mai governarci chi non sa cosa vuol dire e non ha mai lavorato un giorno? Ed è per questo che lui può essere solo lui l'esempio di buon governo per ridare voglia a questo Stato di riprendere il lavoro, far ripartire l'economia e darci fiducia.